Buzzi, volevo quindi chiedere se voleva intervenire adesso. Grazie, grazie mille. Sì, intervengo adesso perché ecco, la giornata odierna non consente purtroppo, come spesso capita peraltro nelle giornate romane, soprattutto quelle centrali della settimana, di fermarsi nelle diverse manifestazioni il tempo che queste meriterebbero. Però ecco, già la circostanza che questa iniziativa si svolga qui a Ribotta, nella sede del Ministero della Salute, dà l'idea e la testimonianza dello sforzo e dell'attenzione. Sì, intervengo adesso perché ecco, la giornata odierna non consente purtroppo, come spesso capita peraltro nelle giornate romane, soprattutto quelle centrali della settimana, di fermarsi nelle diverse manifestazioni il tempo che queste meriterebbero. Però ecco, già la circostanza che questa iniziativa si svolga qui a Ribotta, nella sede del Ministero della Salute, dà l'idea e la testimonianza dello sforzo e dell'attenzione del Ministero nell'ambito più in generale, ecco, evidentemente della prevenzione, in particolare in questo caso della prevenzione primaria, per le iniziative svolte alla prevenzione e al contrasto del tabagismo. È una vicenda che non comincia oggi, ci sono stati da parte dei miei predecessori puntuali interventi volti a sottolineare la pericolosità del fumo, delle sue varie manifestazioni, la necessità soprattutto di aiutare e orientare le generazioni più giovani, e credo che questa sia una strada da continuare. Insomma, non credo di portare a questo convegno nessuna idea nuova. La dottoressa Pacifici avrà già esposto i dati aggiornati, che sono dati che in qualche misura confortano l'azione dei pubblici poteri in questa direzione, no? Anche se la percentuale, diciamo, di riduzione è una percentuale che è significativa ma non elevatissima, però intanto dà l'idea che il cammino è quello, che qualche cosa si ottiene. Dobbiamo ragionare pensando a quella che era la situazione precedente, in cui invece c'era una sorta di allargamento, sembrava inarrestabile, no? Quanto il fumo come stile di vita, invece che la lotta al fumo come stile di vita e il contrasto al tabagismo come stile di vita. Allora, in questo progetto più ampio, che non è un progetto soltanto evidentemente italiano, è un progetto dell'OMS, è un progetto di varie istanze internazionali, che aiuta a guadagnare salute, beh, questo è uno degli snodi più importanti. Dunque benvengano, e non solo le giornate mondiali, ma tante proposte, tante idee. Sappiamo che nel nostro paese, ecco, non tutte queste proposte immediatamente trovano l'assenso corale, però è già qualche cosa che alcune di queste proposte, per esempio il divieto di vendere sigarette ai minori, per esempio l'eliminazione dei pacchetti da 10, ecco, alcune di queste proposte abbiano invece un assenso abbastanza generalizzato. Anche questo forse non sarebbe stato così solo alcuni anni fa, quindi vuol dire che anche attorno a noi, diciamo, perché immagino che i presenti qui, ecco, non possano essere ascritti alla categoria dei fautori del tabagismo, quindi ma attorno a noi ci può essere un mondo di interessi e di sensibilità differenti, che però, ecco, almeno su alcune cose, se si riesce ad allargare questo fronte, ecco, della prevenzione, è una partita importante che si comincia a vincere. Così come è importante, nei dati che ho visto, che mi hanno rappresentato, quello che mi ha colpito di più, ma immagino che lo conosciate meglio di me, è la correlazione
tra dipendenze, una specie di pactum sceleris tra dipendenze, per cui chi ha una propensione al tabagismo ha anche una propensione al gioco d'azzardo, e il gioco d'azzardo che finalmente anche nel nostro paese abbiamo cominciato a chiamare con il suo nome, che è non soltanto di attività potenzialmente collegata con attività che turbano l'ordine pubblico, con criminalità organizzata e non, eccetera, ma che è ludopatia, che è quindi, se le parole hanno un senso, una malattia da gioco d'azzardo patologico, ma noi sappiamo che la sfera del problematico è qualcosa che fatalmente, specialmente nei momenti di crisi, rischia di far diventare patologico anche ciò che invece è un'attività che, se come dire, presa a dosi omeopatiche, non crea particolari problemi, che il gioco è evidentemente una componente naturale dell'esperienza della vita, ma quello patologico è una componente che inibisce l'esperienza della vita. Ecco, questa correlazione tra dipendenze è forse l'aspetto più interessante che i dati fanno venire fuori, e implicano quindi una lotta a tutto campo, ai 460 gradi, nei confronti dei vari fattori di rischio, siano tabacco, siano l'alcol, siano la droga, siano il gioco d'azzardo patologico, siano altri comportamenti patologici che si manifestano e che sono in fondo un po' una conseguenza dell'attuale condizione, diciamo, dell'odiernità, e dunque vanno monitorati più attentamente perché non c'erano fino a qualche tempo fa. Ecco, lo shopping compulsivo è evidentemente qualcosa che appartiene all'esperienza della contemporaneità, in epoca diversa magari si fosse potuto fare shopping altro che compulsivo, ecco, nelle condizioni dell'odiernità, non in tutto il mondo, perché poi anche qui bisogna avere l'idea, appunto, che alcune di queste patologie sono patologie proprie di una parte del mondo, anche se spesso esporta nel resto del mondo non il volto migliore, non la parte migliore, ma la parte deteriore, in qualche misura la parte più problematica. Allora, ecco, un'attenzione alla prevenzione, quindi un riconoscimento a chi ha operato, a chi ha promosso questo appuntamento, a chi opera continuamente in questa direzione, e in particolare, visto che siamo nella sede del Ministero della Salute, non solo alle strutture interne del Ministero della Salute, ma all'Istituto Superiore di Sanità in primis, come il momento di organismo tecnico-scientifico cui evidentemente affidare anche la copertura culturale e scientifica di questo che facciamo, perché ciò che facciamo deve avere una copertura culturale e scientifica, diversamente è arbitrio di questo o di quel ministro pro tempore. Ecco, in tutta questa nostra considerazione, ecco, teniamo presente che la lotta per la prevenzione è una lotta che si svolge su più fronti, tra l'altro in qualche caso collegati, no? Quindi questo mi è sembrato il dato più interessante emerso, probabilmente voi lo conoscevate già, per il ministro pro tempore si è trattato di una relativa novità, e dunque è anche un incoraggiamento a avere una maggiore capacità di conoscere ciò che succede per poter avanzare delle azioni efficaci di contrasto. Detto questo, chiedo proprio di compatire questo ministro pro tempore che si muove da un posto all'altro cercando, ecco, di fare meno danni possibili, perché questa è la vera sfida evidentemente di chiunque governi. Grazie.